inauguriamo la nuova puntata podcast di Gaming Wildlife con l'adorabile sigla eh, realizzata dalla rock band romana Scortesi. Che ringrazio di cuore. Io sono Lorena e quest'oggi eh, parliamo di un game designer. Quindi, questa volta non abbiamo un argomento, abbiamo deciso di sperimentare col, con i temi. E, e questa volta quindi, in mia compagnia, ci sono Sharif. Ciao! E un ospite. Un ospite che è Francesco Del Rio, che invito a salutare. Ciao ragazzi. Francesco De Rio è, ormai l'abbiamo all deciso proprio prima di iniziare la puntata, il massimo esperto di Fumito Ueda d'Italia, ma no, no, insomma no, no. <ride> ha anche collaborato con siti, uh, portali, insomma, della stampa specializzata come Avery Eye e Gamesurf e visto appunto... Uh, il discorso sempre più preponderante dell'autorialità del videogioco abbiamo deciso appunto di uh, parlare di Fumito Ueda, padre, diciamo di uh, vere e proprie icone: cito Shadow of the Colossus, cito The Last Guardian, cito Ico, e. Um, e quindi insomma ci addentriamo un po' nella, nella sua figura e a capire effettivamente perché è particolare l'autorialità di Fumito Ueda e perché vale la pena parlarne oggi. Quindi io invito subito Francesco a dirci innanzitutto com'è nato il tuo rapporto con la ludografia di Fumito Ueda e poi se ci puoi aiutare ad introdurre meglio la figura del game designer giapponese. Allora, eh, come è iniziato? Bella domanda. Ah, aspetta, eh. visto che è già il dubbio, scusate, sorpresa. In realtà, a farci comprendere questo oggi c'è anche Luca Parri che arriva in ritardo. Luca, sei già in diretta? Puoi salutare? Se, non mi, se mi sente, non mi sente. Ok, comunque c'è anche Luca Parri che prima o poi interverrà in questa puntata. Ma è il bello della diretta con i vari problemi tecnici. Eh, scusa, Francesca, allora ricominciamo. Domanda difficile, ma insomma, proviamo a rispondere. Allora, io ehm, in realtà con eh, Fumito Ueda l'ho conosciuto eh, all'inverso, nel senso sono partito prima da solo del Colossus e poi ho scoperto Ico. Eh, un po' perché mh, ero, relativamente, ero relativamente piccolo per, per Ico. Perché è uscito nel 2002? Mentre Shadow del Colossus è uscito tre anni dopo ed ero già un po' più eh, maturo da quel punto di vista, mm. dal punto di vista anche dei gusti, eccetera. Ho, ho approcciato molte, molte serie così solitamente, anche perché ai tempi eh, l'informazione era molto più, eh, diciamo, un po' più libera di adesso, invece qua adesso c'è molto più controllo, quindi scoprivi cose in maniera un po' più libera. Eh, niente, l'ho avvicinato con Shadow del Colossus e mi ha sconvolto perché per quanto mi riguarda io con Shadow del Colossus ho scoperto il concetto di tragedia nei videogiochi, perché comunque Shadow del Colossus eh, ha un epilogo amaro. Di... Assolutamente sì. Rispetto, rispetto alla norma dei titoli del periodo che comunque terminavano con un trionfo, in qualche maniera invece, in quell'occasione era una tragedia assoluta. Tra l'altro, uno dei, dei rari casi di, di tragedie. E... Scusa, che ti interrompo. Vogliamo parlare anche per chi, per chi ci ascolta un attimo di, di cosa parla? Ciò cioè da Colossus, che, che cos'è la trama, ma proprio due libri per far capire la particolarità del gioco. Sao del Corossus è il racconto di eh, un... è quasi un racconto cavalleresco, se così si può dire, perché comunque alla base c'è l'idea di un cavaliere che vuole salvare la sua, eh, la sua lei, il modo in cui lo fa però eh, è titanico, perché lui ha a che fare con 16 creature appunto 16 colossi, che eh, si frappongono tra lui e la possibilità di riportare in vita la, la sua lei, chiamata eh, Mono. Eh, lui è Vander, che prende, in realtà è una storpiatura appunto dall'idea dall di eh, personaggio errante, nel termine inglese, eh, diventa Wanda in, in giapponese, e questo, ehm, questo piccolo cavaliere che in realtà poi non è proprio un, un cavaliere, è proprio un, ragaz è un ragazzo, sarà boh, sui 16 anni, 17, armato, un di ragazzino. armato di questa spada magica che ehm, appunto abbatte questi 16 colossi. La cosa straordinaria di questo gioco è che sono sostanzialmente 16 boss fight una dietro l'altra. Eh, che tra l'altro eh, ribaltano il concetto anche di level design, perché il level design sono gli stessi boss sostanzialmente. C'è cioè una, una grossa landa desolata da esplorare, che sono, eh, ed è, è la particella amara di un open world. Ancora sono un proto open world. sì, anche perché il gioco, scusami se ti interrompo, doveva essere un open world quindi insomma. Addirittura eh. inizialmente concepito come un multiplayer cooperativo peraltro. Esatto, esatto. Quindi cioè, è rimasta quella struttura poi nella macro struttura del gioco. Certo, che sì. però anche sapendo com'è poi è stato Scelgo De Colosso, sentire un multiplayer cooperativo online effettivamente viene un po' da, da ridere. <ride> ma in generale allora da questo punto di vista Ueda è sempre stato abbastanza ardito poi ci arriviamo comunque niente sta di fatto che Shao del Colossus è appunto questa storia qua di questo ragazzo che cerca di salvare la sua lei e che nel percorso che intraprende per salvarla finisce con eh, corrompere irrimediabilmente la, il suo essere e mette il giocatore eh, nella posizione di dover anche riflettere su quello che sta facendo, eh, perché ad esempio una cosa singolare di Shadow del Colossus, ad esempio, è che quando abbatti un colosso non c'è una fanfara trionfante, c'è un requiem tutte le volte, che ti sta facendo capire che in un certo senso tu stai facendo qualcosa di estremamente sbagliato. Eh, c'è chi addirittura ha empatizzato con i colossi vedendoli come creature... Uh, vive che tu sei lì a, ad abbattere e non ti senti di dover, dover tirare giù. Io personalmente non l'ho mai percepita così perché li vedevo come appunto costrutti dell'incantesimo messi lì in attesa, mm -hmm. in attesa di agire. Eh, anche perché molti di loro, quando li approcci sono spenti e quando ti avvicini loro, si accendono per difendere quell'incantesimo proibito che lui non deve usare. Però c'è chi ha avuto anche questo sentimento qua. Un'altra cosa eh, unica, diciamo, del Colossus, ma in generale di tutti i titoli di Ueda è questo ermetismo eh, che permette l'interpretazione libera di quel poco che c'è. Ueda non si è mai eh, espresso più di tanto nei suoi titoli proprio perché gli piace vedere, è anche un po', un po sadica come cosa, però gli piace vedere negli, ne, nei giocatori quello che riesce a stimolare la sua idea e questo certo. è solo del Colossus e a me nel 2005, io nel 2005 avevo 17 anni, 18 anni, mi ha completamente sconvolto e ho detto chi è questa persona, voglio stringergli la mano, abbracciarla, possibilmente diventare il padrino dei suoi figli eh, o, a o barra farmi adottare e da lì poi ho scoperto sono andato a ritroso e ho scoperto l'esistenza di Ico e lì è stato, se prima mi aveva sconvolto Shadow of the Colossus, Ico mi ha scioccato completamente perché per come la vedo io Ico è un gioiello eh, di game design perché è di, di facile lettura per assurdo e, e soprattutto ha un'estetica minimale bellissima ed è una cosa che mi ha mandato ai matti. E, e, soprattutto, e, e poi da lì mi sono informato ed è venuto fuori anche comunque che è stato abbastanza pioneristico come titolo, ha, aperto, ha acceso un ulteriore riflettore sul, sul, sulla discussione del videogioco inteso come forma d'arte, come prodotto d'arte. Da, da anche se prodotto è arte non, non, è brutto di lì nella foto. Buono simolo. <ride> sì. Come opera d'arte, ecco, diciamolo. E, e niente, poi di lì, da, lì a, da lì in poi sono rimasto nove anni <ride> ad aspettare che arrivasse The Last Guardian, che alla fine è successo e lì, lì proprio lì è stato un, un trionfo di, di ingegno perché per quanto mi riguarda The Last Guardian è incredibile. Eh, ah, non, ho, non ho spiegato cos'è ICO, ma se volete intervenire voi, perché io posso parlare per altre tre ore. Io vorrei sentire infatti un po' Sharif a riguardo di ICO. Wow, uh, sì, <ride> wow, no, Inter ci devo, interrogato! Ci tengo, ci tengo no, a ricordare realtà... che questa puntata era fortemente voluta da Sharif. Quindi io lo tartasserò sì. quest'oggi, <ride> in realtà, sì, perché dovevo fare, dovevo fare un ritratto un, un articolo ritratto su Weda mi sono messo davanti sul foglio e Ho detto: No, non ce la faccio, no, è troppa responsabilità, è troppo impegno, e, e poi l'ho fatto annullare, però era rimasta la proposta del podcast mi po', <ride> sono dimenticato sì. che poi era lì, è... però lo facciamo: no, uh, vorrei parlare di Ico, anch'io partendo con la mia relazione con Shadow of the Colossus in realtà, perché penso che in realtà moltissimi sono partiti prima da Shadow of the Colossus e poi Ico e poi. Dieci anni dopo, però... io, io no e ne sono molto più adatto eh, eh, con, eh, con... con Ico. Esatto, io ho cioè, scoperto sei... Ico il giorno che è uscito perché eh, leggevo all'epoca perché appunto lo compravano i miei genitori Il venerdì della Repubblica. E Jamie sì. D'Alessandro parlò sì. di questa cosa: sì. ha detto cosa diavolo è successo nei videogiochi. E qualche mese dopo mi sono più andato a comprarla. Avevo 11 anni, dodici, sì, forse, forse Ero... meno. Eroe, e, sì. Ero eh, 4, eroe è vero? <ride> e, sì, questo perché? Perché Shadow of the Colossus in realtà, diciamolo, è il titolo più commerciale di, della trilogia di Weda, perché alla fine sono solo boss fight, no? E, e Iko e The Last Guardian in realtà richiedono un altro tipo di impegno, perché se Shadow of the Colossus mantiene quell'identità, diciamo, ludica di andare a sconfiggere il nemico sei un cavaliere che deve sconfiggere tutti i nemici Sì, è progressivo Ico, anche. Ico, Ico e The Last Guardian sono dei racconti più dei racconti, diciamo, con matrice fiabesca ma più uh, più posati, più autoriali più delicati meno interessati a divertire ma più a raccontare un, un rapporto, una storia quindi mi ricordo che avevo dieci anni andai a Blockbuster e vidi, quando, quando esisteva il blockbuster, quando affittavano i videogiochi, e, e vidi che c'era questa copertina, Shadow of the Colossus, no? E non, non sapevo ovviamente che cosa fosse. Lo prendo, chiedo al commesso, che cos'è, se sa dimmi, se so, me lo consiglia, e il commesso mi ricorda mi fa, guarda, quello che devi fare è puntare la spalla in alto, andare a cercare un colosso, fine, non te lo consiglio, <ride> E io dissi, boh, Dieci anni, più o meno, 8-10 anni dissi boh, beh lo prendo, lo provo e, e non capivo assolutamente cosa dovevo fare non capivo la spada come funzionava era un, era un casino per me cercare di arrivare al primo colosso quindi lo riportai indietro e dissi no vabbè. poi vabbè, 5-6-7 anni più tardi, con eh, mi sembra con la remaster di PS3, dissi adesso sono un attimo più adulto eh, cerchiamo di, di, di giocare questo gioco e scopri anche lì un capolavoro con Ico, allora, Ico ecco, parliamo, di cosa, parliamo di cosa parla Ico. Um, interpretiamo un ragazzino, un bambino, Ico si, si chiama appunto, um, che all'inizio del gioco viene portato da delle guardie uh, all'interno di un castello gigantesco, una struttura completamente staccata dal mondo, perché ha delle corna. È un pericolo per la società, non, ci, non capiamo perché, non, non capiamo per come, però deve essere messo in isolamento. All'interno del castello incontra una, una ragazza, Yorda correggetemi se, se sbaglio i nomi, uh -huh. e just, just. Insieme, cer insieme cercano di, di scappare dal castello, fine. Essenzialmente, questo è il gioco. Il gioco è te che cerchi di scappare da questo gigante gigantesco castello e, e niente. Eh, sebbene Iko riprendi quella formula bioludica anche lì. Uh, se non è cavaliere che va a sconfiggere un nemico, è eroe che va a salvare la, la damigella in pericolo. Uh, la cosa che mi stupì moltissimo era l'affetto che, che provavo per Jorda, perché? Perché tutto il gioco Yorda non è uh, autosufficiente. E quindi il protagonista, cioè il giocatore, deve prenderla per mano per tutto il tempo: cioè, attraverso un, uh, tenendo premuto un tasto. E quindi sei tutto il tempo con questo tasto premuto, che eh, simboleggia la tua mano, è già solo quello in realtà, con questa scelta di design, di far tenere il giocatore per mano con, eh, con la coprotagonista, è un'idea che è diventata influentissima nel corso del, della storia del videogioco, perché dal 2001, quando è uscito, poi nel 2002 in Europa, ad oggi vediamo l'influenza di Ico in tantissime opere che vanno da Prince of Persia, ma anche della Stovals, eh, per dichiarazione di, dello stesso Drachman. Ah, ah, adesso io non sono bravissimo per quanto riguarda la storiografia del videogioco, ma penso che fosse uno dei primissimi giochi di coppia, nel senso di dove sei, siete in due e dovete fare qualcosa adesso non, non correggetemi se sbaglio almeno per la scena 3D sì sì mm. sì, sì per la sì, scena sì. 3D sì però per lo meno anche per come era, cioè, com era centrale quella meccanica peraltro esatto Assolutamente. Cioè, più che un discorso di primato secondo me è un, cioè, primato assoluto è un primato nel senso strettamente ludico perché sì. non credo sì. non credo ci sia niente di precedente che riuscisse e volesse anche perché bisogna anche volerle le cose prima di riuscire a farle inserire un personaggio non giocante come elemento fisico di game design perché, alla fine, è quello. Un personaggio che non è utilizzabile direttamente dal giocatore, ma che è fondamentale per tutte le meccaniche, ma infatti, peraltro, dinamico: esatto. dinamico è cioè certo. un elemento dinamico. Ma infatti, scusate se mi intrometto, ma un attimo anche qui, in un momento annuncio, uno dei, dei miei ultimi contributi per il Glitch è proprio un elogio del duo videoludico, quindi della doppia, della, dei doppi protagonisti nei videogiochi. Io Ico lo viene citato per, proprio perché è effettivamente uno dei capistimi di questo concetto appunto del duo che poi proprio eleva la, anche la caratterizzazione stessa dei, dei, due, dei due personaggi. Eh, quindi sicuramente in tal senso Ico ha un'influenza... Importantissima. Sciari, poi anche il, modo in cui, no, figurati, anche il modo in cui lo fa perché in realtà tutti i giochi di Ueda sono praticamente muti, non mm -hmm. si non mai una comunicazione verbale, ma tutto è portato sul piano dell'interazione. Farlo nel 2001 um, in realtà fu molto avanguardistico: cioè sia ICO che Shadow of the Colossus sono due videogiochi estremamente avanguardistici e The Last Guardian riprende eh, l'evoluzione di Ico cioè, dal punto di vista, perché vabbè, abbiamo parlato di Ico, Shadow of the Cross. parliamo anche di cosa parla The Last Guardian. Se vuoi farlo te, Luca, che Sì, allora, uh, The Last Guardian secondo me in un certo senso sta nel mezzo uh, a livello concettuale, perché da un lato abbiamo i mostroni giganteschi che diventano essi stessi level design vero e proprio, di... Uh, Shell of the Colossus, dall'altro abbiamo il concetto di coppia e di eh, portarsi dietro qualcosa o qualcuno fisicamente. Quindi credo che eh, quando è stato annunciato all'epoca nel 2008 eh, sia stato un po' quello il significato che voleva far passare mh, Fumito Ueda con i primi trailer, ovvero sto cercando di creare una summa di quello che ho detto nei giochi precedenti. Come? con The Last Guardian che mette il nostro protagonista, che è un bambino senza nome che fisicamente ricorda sia ICO che Wonder ma che non è nessuno dei due, insieme a un animale gigantesco piumato, un po' cane, un po' gallo, un po' non si sa bene che cosa, un po' grifone, un po' qualcosa e utilizza appunto eh, quello che, che si è, chiama Trico, che si chiama Trico, giusto? Um, utilizza quello che aveva imparato uh, lui ma anche i suoi collaboratori di game design um, per uh, creare un'esperienza uomo animale per me assolutamente mai vista in un videogioco in quel modo del... completamente um, folle della profondità io poi appunto me ne sono reso conto adesso avendo un animale di come è, è creata quella cosa lì, perché io ovviamente nel 2018 quando il gioco è uscito non, non avevo un, un cane come ho adesso per fortuna e, e quindi mi rendo conto ora di tutte le strutture e i gesti non detti, le cose che lui ha inserito e i suoi collaboratori hanno inserito e hanno reso effettivamente gioco. È straordinario, straordinario è la storia facendola molto breve. E ovviamente eh, interpretandola perché anche qui eh, siamo a una narrativa praticamente eh, oltre il minimale perché quasi assente a livello strettamente di racconto di storia se non attraverso le parole del protagonista diventato più grande che ricorda di se stesso um, è il viaggio eh, verso qualcosa che possa riportare il, i, uno di questi trico con cui il protagonista si in, imbatte, che è appunto il, il nostro compagno, verso una libertà e un ritorno verso le proprie terre natie, di, di questo di quest animale è una sorta di rito di passaggio del bambino per poter rientrare nella sua tribù. Spero di averlo detto senza, senza fare particolari spose. Bella interpretazione, bellissima. Qualcosa. Non l'avevo interpretata in questa maniera io. Ok. Beh, no, è molto Io ragazzi ho subito una domanda che rivolgo in primis a Francesco, però poi insomma dopo sentitevi liberi di intervenire anche Sharif e Luca. Comunque ci sono delle costanti nei giochi di Fumito Ueda Ora già sentendovi parlare voi e sentendo riassumere un po' le trame dei, dei tre giochi, per esempio uno dei principali elementi insomma, che si ripetono è la figura del protagonista, appunto un bambino. Ora, io vi chiedo per, per curiosità: c'è un motivo al perché di questa ricorrenza alla figura proprio del fanciullino, di questo ritorno appunto di, un, di una sorta di ingenuità? Che poi, per esempio, nel caso di Shadow of the Colossus, crea anche quel senso di, di disagio, visto poi anche mm -hmm. la tragedia di cui faceva prima menzione Francesco. E quindi mi chiedo perché effettivamente questa costanza, proprio questa costante, scusate, del, uh, del bambino, del ragazzino come protagonista? Allora. Mm, ci sono diverse interpretazioni sulla cosa. Una è che eh, il bambino in quanto tale porta a te ad immedesimarti nel, nel tuo io bambino, ovvero ti, ti fa regredire a una condizione dove la tua sospensione dell'incredulità è molto più forte di quella da adulti. Dove tu ti fai molte più domande, analizzi più cose, vedi molte più incongruenze. Lui invece attraverso quella, eh, la figura del bambino. Lui ti porta al livello del bambino e in quella maniera lui eh, gioca molto sulla tua psicologia e cerca di sbloccare in te la meraviglia che ha un bambino mm -hmm. nel, nei confronti di quelle storie lì. E, e lui. Attraverso questa cosa qua si permette delle licenze poetiche molto, eh, molto ampie, crea dei contesti assolutamente surreali dove però tu non stai lì a fermarti a, a farti delle domande, perché sono qui, cosa ci fa, cioè quelle sono cose che ti vengono dopo a titoli di coda, quando appunto la magia è terminata e tu ti risvegliala e inizi a farti le domande, ma nel durante tu la vivi, vai dritto per dritto. E stai al suo gioco. Questo è uno dei fattori. Un altro dei fattori è personale relativamente alla eh, figura di Gueda, eh, dove lui ha raccontato più volte che lui cercava di: innanzitutto di eh, creare giochi che piacessero al, a, a se stesso, quindi lui si rivolge al suo bambino interiore quando, quando sviluppa, eh, Dio lo benedica. E, e soprattutto lui attinge dalle sue memorie di bambino. Se infatti guardiamo uno dei fili conduttori dei, dei, dei tre titoli che lui ha tirato fuori, c'è questo, uh, questo setting bucolico, comunque c'è sempre una ricorrenza uh, della natura mo, mo, molto uh, uh, diffusa nei, nei suoi cose. Perché? Perché lui. Eh, attinge dai suoi ricordi di bambino, lui aveva una grande passione per gli animali, era una, una di quelle generazioni eh, antecedenti al, al boom del cemento di, del Giappone, quindi aveva ancora la possibilità di giocare in cortile, catturare insetti, un po' come è successo con. Eh, eh, Tajiri Satoshi che ha tirato fuori i Pokémon pensando, pensando ai suoi ricordi di lui che andava a catturare gli insetti, alla stessa maniera, ad esempio, lui ha concepito Tricor, ripensando ai rapporti che aveva lui con i suoi cani, con i suoi gatti, con gli uccellini che aveva, che aveva da bambino, eccetera, eccetera, ha combinato queste cose qua, ha detto, questi sono ricordi belli, rendiamo, traiamone qualcosa di bello da questo bello. E queste, queste sono le due cose che fanno, e eh, poi in generale c'è appunto anche le, le, le... Un, un terzo fattore: questa creazione di questa eh, sensazione di fragilità nei confronti del, eh, del contesto in cui sono immersi i personaggi, piccoli contro grandi o piccoli contro. Eh, potenti nel caso di Ico perché comunque lì non ci sono grosse il castello come struttura può essere considerato come un colosso sì, sì in effetti eh, ha senso sì. Eh, però sì, comunque ecco, in generale c'è questa volontà di creare un contesto eh, anti-eroistico no? perché beh, solitamente siamo, siamo circondati di personaggi caricaturali, super potenti super carismatici, super lui invece ha scelto in un certo senso gli ultimi i più, i più banali, i mediocri in un certo senso. E questo, però, rende le sue avventure assolutamente eh, immersive, ecco. chiaro, bellissima, bellissima risposta. Io, sinceramente, ascoltandoti anche il riferimento proprio di questi animali sia del rapporto con la natura, che effettivamente mi veniva in mente anche mh, Shigeru Miyamoto per l'invenzione di Zelda. Del, 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 proprio del setting lui pure è stato ispirato dalla campagna in cui giocava da bambino quindi abbiamo anche questa, ricor proprio questa ricorrenza della, della campagna, del mondo rurale che effettivamente ritorna in game designer di una certa generazione però ecco a me veniva in mente non so se sbaglio mi ricorda un po' anche i film d'animazione dello studio Ghibli per, per certi mm -hmm. versi. Assolutamente, sì, c'è un sacco di influenza. Basta assolutamente. vedere... Assolutamente. Ve oh, Scusa, andate voi se no... No, no, no io, perché... Super brevemente, secondo me, tu l'hai detto prima inavvertitamente, ma secondo me in modo molto preciso, hai parlato di, di Pascoli e di fanciullino indirettamente. Secondo me per come si esprime... Su certe cose italiane, specificatamente italiane, nello specifico De Chirico, ma mille altre cose perché eh, dire che ICO non potrebbe esistere senza ehm, appunto tutta l'arte metafisica italiana è evidente perché parla proprio con lo stesso Beh. tipo di estetica. E quindi io credo che inavvertitamente, ma in modo abbastanza percepibile quella cosa lì dell'appunto del poeta che riscopre se stesso attraverso la propria infanzia sia un po' un tema, ma non sia solo un tema per, per Ueda, ma anche per, per Tajiri, per, per Miyamoto, non so se nessuno di loro, Ueda penso proprio di sì, gli altri non lo so, ma credo che appunto un, un piccolo riferimento pascoliniano ci sia in un certo senso, se vuoi. Sì, io, io ne sono convinto lo stesso, sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Almeno, almeno credo, che, credo che, conoscendo gli interessi e come Weda si approccia a un certo tipo di letteratura, specificatamente a quella europea, specificatamente di quel periodo lì, credo che almeno quella cosa lì la conosca. Che poi l'ha sì. inserita o meno, però sono abbastanza sicuro che la conosca, perché non sarebbe arrivato a inserire in un gioco in un modo così percepibile quel tipo di arte se non, avrebbe, se non avesse um, amore per tutto quello che è la cultura di quel periodo. Guarda, in parte, in parte una risposta ce l'abbiamo, cioè una, una molto probabile risposta ce l'abbiamo perché eh, Fumito Ueda rispetto a molti altri nomi famosi game designer. Mm ha -hmm. un, un background completamente opposto ovvero certo. molti arrivano da un ambiente informatico Fumito Ueda invece arriva da un ambiente artistico Fumito Ueda sì, sì, è laureato, laureato, laureato in storia dell'arte quindi. quindi bene o male lui ha avuto contatti con diciamo, il mondo esterno al Giappone, poi chiaramente ci sono state le influenze come nel caso di certo. Ghibli, dove ad esempio eh, la puta eh, Castellone del Cielo 1986 è, uh, palpabile. In, in, specialmente in The Last Guardian nella parte finale, è, lì è pieno di riferimenti alla puta, ma in sì, generale, sì, poi sì, sì, i sì. due bambini. I riferimenti stu allo studio Ghibli si perdono anche perché nell'86 lui aveva, ha fatto 51 <ride> anni avanti ieri. Aiuto. Aspetta, allora la bacia, ne aveva aperta. 16, ne aveva okay. 16. Ne aveva 16 e quindi sei nell'età giusta per rimanere folgorato a vita e, e, e farti ispirare. Da, e in quell'età quell là stai consolidando le tue, i tuoi riferimenti stilistici che poi ti accompagneranno per il resto della tua vita sostanzialmente. Certo. Quindi ci siamo. Quindi sì, io sono assolutamente convinto che lui abbia avuto anche quelle influenze là, a livello artistico proprio per il suo background. Ci sta assolutamente. Io vado con un'altra domanda un po' polemica, questa volta yeah, voglio sentire, sentire Sharif. Sì, ah, ok, cioè... vai, vai, prego, prego, così mi tengo calda poi per la prossima domanda. <ride> no, sempre su, sull'aspetto del bambino, che secondo me c'è anche un tentativo uh, parodistico dell'eroe classico. Perché um, Inico ti mette nei panni di un bambino che, non, che, che combatte con la spada di legno ha un elmetto è come se, se prendesse in giro il ruolo del, dell'eroe classico e la, la spada fa così, cioè, la tira proprio a caso non è, non, non è assolutamente un guerriero eh, nel Shadow del Colossus c'è questa figura del cavaliere, dell'anticavaliere cioè il cavaliere che pensa di essere un eroe ma in realtà è, 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 è tutt'altro una, una persona sì che, è che poi sono... inverte il classico tema della titanomachia anche se vuoi esatto. in senso. la romanticizza, gli fa tutta una serie di cose e The Last Guardian ti mette nei panni di, di un bambino che è inerme di fronte ai nemici, perché è una cosa importante di The Last Guardian è ricordare che oh, lo rende anche abbastanza ostico a livello di ricezione del pubblico il fatto che quando ci sono i nemici tu non puoi fare niente giocatore devi lasciare combattere il tuo compagno gigantesco perché è l'unico in, in grado di attaccare e quindi ci sono io mi ricordo all'epoca che mi rimasi anche stupito perché nel 2016 vedere un gioco tripla A dove il, dove il giocatore, per le sezioni di combattimento, non può fare niente. Deve solo scappare, deve lasciare. Tutto Poi a ma a malapena spintonarli. Poi a malapena esatto. spintonarli e saltargli sulla schiena. Per fargli esatto. perdere l'equilibrio, o peraltro, quindi manco. C'è sempre anche questo tentativo, secondo me, di ripaltare il ruolo dell'eroe. Anche in relazione al protagonista videoludico. Non, non saprei no no una bella osservazione assolutamente ora comunque mezz'ora veramente che elogiamo Ueda <ride> e le sue caratteristiche però a conti fatti perché non si parla di Fumito Ueda nei termini con cui si è parlato e si parla per esempio di, di Hideo Kojima cioè cos'è secondo voi il, i, quali sono i motivi per cui Fumito Ueda rimane un po' anche questa figura a il sacro è il, è il dimenticatoio cioè siamo proprio agli estremi e tu dici che o non se ne parla proprio oppure è talmente inattaccabile che sì ora credo in parte forse Sharif prima appunto parlando di The Last Guardian parlava della difficoltà di ricezione del pubblico ritenete che questo sia uno dei motivi principali andiamo prima volevo sentire appunto Sharif poi Luca e poi io Francesco io rispondo con una prego, frase prego. come? Eh, rispondo con una frase che eh, banalmente sono noiosi i giochi di WEDA per il grande pubblico, ICO e Das Guardian soprattutto, sono noiosi. C'è un pubblico abituato a sparare tutto il tempo, saltare tutto il tempo, se si trova davanti a ICO e Dust Guardian, eh. un, po', un po' di difficoltà. È. È, una, è una risposta cinica, però mh, mi sembra anche quella più, mh, più azzeccata perché non a caso Shadow of the Crossus, che, ripeto, ha quel tipo di sistema più più ludico basato su, sull'azione, è quello che è più acclamato. La critica, è quello che ha ricevuto il remake, è quello che comunque se ne parla sempre, sempre di più. Ico e Asgardian, Guardian soprattutto, che è, è l'ultimo che è uscito, sono, sono abbastanza dimenticati, a meno. Se... Questa è la ricezione che ho dal, dal panorama. Passo la parola agli altri. Io ve lo proprio sconsolati gli altri. No, allora vai. Realtà, vai, vai lui, vai lui allora. No, io sono meno cinico, ma molto più triste rispetto a Sharif, <ride> nel senso che per me, il problema è anche la parte, mh, diciamo, più bella dei lavori di Fumito Ueda, ovvero il fatto che fondamentalmente sono giochi colti. Non per persone colte, ma giochi colti. E quindi. Um, sono giochi dove un certo tipo di raffinatezza viene lasciata da parte per portarne dell'altra, ovvero non c'è mai quella precisione arcade perfetta del gameplay dove tutto è al suo posto e dove dovrebbe stare, ma c'è tutta una serie di cose che forse sono poco videoludiche per un certo tipo di pubblico ed è giustissimo che sia così. E quindi credo che il problema principale, che è anche il più grande pregio per quanto mi riguarda, è che sono fondamentalmente giochi colti che hanno eh, fatto della voglia di lasciarsi dietro determinate cose per averne delle altre all'interno del videogioco del loro autore il punto cardine. Questa cosa qui è un compromesso che, secondo me, è, è giusto che sia così, non tutte le persone vogliono fare. Io invece vi offro anche un'altra prospettiva che nasce dall'osservare, da fare un identikit di Ueda, mm -hmm. ovvero del perché, perché questi titoli, cioè perché in generale l'operato di Ueda non ha attecchito. Andiamo a vedere anche Ueda. Per quanto visionario Ueda, è un profilo assurdamente pigro, cioè, dichiarato da lui. Cioè Ueda si è iscritto... A, eh, arte astratta adesso non mi ricordo comunque un, il corso di arte astratta perché lui diceva la mattina mi alzavo facevo un concept uno scarabocchio così sulla, sul foglio e io facevo avevo fatto il compito per il, per il mio corso ed ero tranquillo così <ride> e... e questa è una, è una cosa che è è, cioè, è cronica te la porti appresso per tutta la vita se sei pigro sei pigro in tutto e... E quindi secondo me quello l'ha eh, combinato anche al fatto che lui è assolutamente visionario, cioè lui è, lui è stato in grado di dire no, The, The Last Guardian non lo fa, cioè The Last Guardian noi abbiamo visto il trailer nel 2008, ok, mm -hmm. il gioco che abbiamo giocato al netto di qualche sacrificio minore è quello, cioè lui non ha sacrificato un H del concept eh, principale del titolo, lui è, lui è stato in grado di dire no, aspettiamo fino a quando la tecnologia non mi permette di fare quello che voglio. Questo combinato con la sua pigrizia di certo non aiuta la carriera di un game designer, dove in teoria dovresti essere prolisso, avere mille idee, ingigantirti fino a, a, a poterne esprimere quante più puoi. Lui invece eh, si svegliava con i multiplayer cooperativi su PlayStation 2 quando... Eh, Ancora c'era il supportino per la rete da applicare in esterna mm -hmm. alla console, figuriamoci: e, e poi se ne esce invece con un, con un titolo allucinante che richiede un'intelligenza artificiale: di costruire un'intelligenza artificiale incredibile e di muovere letteralmente questo, eh, questo essere che è un pezzo del level design che va in giro a fare cose in libertà, tra l'altro. Perché un conto erano i colossi chiusi in un'arena. Con uno schema comportamentale abbastanza lineare e ripetitivo, no? c'era cioè, quello lì che andava a destra e a sinistra fino a quando non gli saltavi sopra e si imbizzarriva, eccetera. Trico invece è immaginatevi un ponte, voi dovete attraversare questo ponte, e il ponte dice: No, adesso vado a guardarmi gli uccelli, e andava via. Cioè, quindi tu devi. cioè, per mettere in pratica un titolo del genere ti occorre chiaramente un, una potenza di fuoco assolutamente eh, eccezionale. Quindi pigrizia, in, eh, lungimiranza e incapacità di eh, incassare la sconfitta, in un certo senso. Perché per, fare, per far uscire The Last Guardian, a quei tempi, avrebbe dovuto tagliarne via di tutto e di più. Secondo me, non l'hanno aiutato assolutamente a, ehm, a tecchire in maniera pervasiva lungo l'industria. Lungo cioè, cioè, ha i suoi fan, ha la sua nicchia. Però, ecco, è un nome che chiaramente per, per queste identikit non si è. Non ha brillato come avrebbe potuto. Ecco. Ma, ma, ma infatti, la cosa che dicevi dell'intelligenza dell artificiale di Trico all'epoca fu molto criticata perché io lo sapesse, eh, Timico ha fatto: cioè il Team di, fu di Fumito Ueda, ha fatto l'intelligenza artificiale apposta testarda che non ti ascolta, che fa quel che, vuoi, che, quel che vuole e che soltanto dopo tot richiami da parte del giocatore ti ascolta e che molti, per molti è stata interpretata come un'intelligenza un artificiale difettosa, frustrante e che può allontanare anche... cioè proprio una scelta di design può allontanare una fetta di giocatori perché semplicemente non è abituato a quel tipo di non reattività però per il messaggio mente, del gioco, cioè di veicolare la sensazione di essere, proprio a, a, di avere a che fare con, con un animale, era necessaria quella scelta di design. Quindi appunto, come diceva anche eh, Luca, eh, 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 non tutti sono disposti a, a giocare secondo le regole di Gueda, e questo infatti poi l'ha fatto eh, mandare via da Sony, cioè sempre che ha certo. con Sony... Sony sono finiti adesso. È con Epic Games. Epic. Sembra... Sì, ha stretto eh, sì. un rapporto di collaborazione con Epic Games da quando esiste Game Design dal 2016, perché appunto Timaico è stato smantellato nel 2015 quando lui era assegnatore di missioni da Sony, e uh, lui ha poi fondato un uno studio indipendente che adesso ha un patto di esclusiva in collaborazione con Epic. Non si sa ancora in che, in che termini, però la distribuzione del, dell'azienda di Sweeney. Ma voi a questo punto cosa vi aspettate per, un futuro, per il futuro di UEDA? Ma Così, io sono super curioso perché insieme a lui ci sono gli altri miei due game designer preferiti coinvolti nella stessa cooperazione commerciale, che sono Sam Lake da una parte e Jensen dall'altra. Insomma... Io onestamente non so cosa aspettarmi. Un po' perché innanzitutto bisogna capire dove uscirà questo titolo. Perché, no, perché cioè, da una parte, tu potrebbe, uno potrebbe dire multipiattaforma, ma non è, neanche, non è neanche scontata come cosa, non è necessariamente. Ma risparmio. io non credo che ci sarà l'esclusiva di Epic Store. Non credo. Okay. Che... No, non credo nemmeno ecco, io. Il discorso è capire se in che misura uscirà mm -hmm. e se avrà, che, perché. Se no, quello che ipotizzo è: cioè, se non ha, se non dovesse uscire su PlayStation, supponiamo che non esca su PlayStation, c'è cioè da pensare che magari questo titolo non sia completamente distante da tutti e tre, nel senso, mm. magari in termini di formule, mm. di concept, eccetera, ok. Tuttavia, lui, pur essendo ermetico, con quei tre titoli, ha cercato di costruire un piccolo universo, certo. Un Raconte e collegamenti. Dal momento che adesso lui non è più sotto l'ala di Sony, sostanzialmente potrebbe ripartire da capo e fare qualcosa di assolutamente diverso, anche se gli int che ha dato da, dal 2016 a oggi fanno presagire che le formule siano sempre quelle, perché lui, comunque, è, ecco, oltre, a, oltre a essere una persona pigra, però è anche una persona molto parsimoniosa e non spreca assolutamente niente. Ma La perché fedele... lavora, lavorando in sottrazione funziona sempre così? Cioè, quando lavori sempre sull'assottigliamento e sul minimalismo e sul togliere, diventi anche, da un lato pigro, come dicevi tu, ma dall'altro anche parsimonioso, no? Quindi, sì. quindi è tutto coerente rispetto a quello che vuoi. Tu conta far. che il, i pipistrelli che noi vediamo in The Last Guardian è codice, è codice. Mm -hmm. è codice compilato di Ico che lui aveva scartato cioè quei pipistrelli sarebbero dovuti apparire su Ico non li ha usati, li ha usati per The Last of Us. lui ha, ha, ha usato un sacco di idee vecchie, c'è cioè, un DVD che io custodisco gelosamente che è un DVD di video promozionali che usciva in Giappone assieme a Shadow del Colossus dove per l'appunto si chiama Nico, forse dopo, se, mentre sta intervenendo uno di voi, lo prendo e ve lo faccio vedere. Sta di fatto che comunque c'è un, uh, un, uh, un primo video in CGI che lui aveva confezionato da solo, tra l'altro, se non ricordo male, che era un primissimo pitch di Ico, dove si vede un bambino che non ha le corna, la, la, la ragazza ha le corna. E soprattutto ha sulle braccia gli stessi tatuaggi che poi appariranno nel bambino di The Last Guardian. Mm. Quindi, in sostanza, lui ha sempre lui ruota sempre intorno a quelle cose lì. The Last Guardian, in quanto tale, a come diceva Luca, è la summa di, eh, degli elementi di Ico e Sato del Colossus: cioè il Trico, è Yorda, Agro, è un colosso messo assieme. Eh, se lasci il bambino di, di The Last Guardian in pausa, si muove alla stessa maniera di come si muoveva Jorda, cioè rimane lì impalato, si guarda intorno. Eccetera, eccetera però le, le movenze sono le stesse, eh, i, i colori che lui usa sono gli stessi. Eccetera, eccetera. Molti degli asset che lui ha sfruttato lungo le, le trilogie ci sono delle ripetizioni, delle ricorrenze. E attraverso anche questo uso parsimonioso è un po' pigro, diciamolo. Lui comunque ha creato dei, delle connessioni e su questo ci ha giocato molto, poi nella, nel suo ermetismo non ha voluto chiarire nulla, però ecco si è creato questo universo qua, è il nuovo prodotto che non si sa se uscirà, dove uscirà, non è detto che sia necessariamente connesso, quindi io non ho la più pallida idea di cosa aspettare. Sì, tu Sharif 0, ci... zero, zero fantasia. Allora io, pe io penso... Uh, che andrà a ricadere più nel, in quello che oggi potremmo definire il genere indie diciamo mm -hmm. perché se ci pensate mh, poi l'influenza di Weda si è fatta molto sentire nel, nel panorama indie perché è quello dove appunto ci sono meno spese, e hai bisogno di vendere meno copie quindi magari quel tipo di design più, più ricercato lo puoi riproporre in produzioni dalla mettere al costo molto più basso io penso che andrà verso questa direzione, adesso non so con Epic se ha un tipo di budget da AAA, non credo non penso proprio e, quindi visto che insieme a lui c'è anche un altro studio indipendente che è come ha detto Luca il pre Dead di, di Jensen quindi penso che andrà verso quella direzione. Ma questo è una bellissima notizia perché significa quindi tantissima libertà creativa di fare quello che, che vuole. E Ma soprattutto, soprattutto anche un pubblico di riferimento che magari è più pronto ad accettare poi le Accompare sue. Opere. Cioè. No, perché. Effettivamente quando prima parlavate, cioè io mi, mi, mi trovo d'accordo con tutte e tre le motivazioni che avete dato sul perché Ueda comunque non sia una figura proprio i, iconica come per esempio è un, un Kojima, diciamoci la mm -hmm. verità, nonostante sia ovviamente diversissimo, parlando di game designer giapponese, soprattutto in Giappone, c'è cioè, insomma questa figura autoriale, ecco, Ueda ancora arranca, è difficile vederlo. Io per esempio, lo, lo dicevo prima, l'ho confessato a Francesco prima, io la mia esperienza con, la con la, le opere di Ueda, la di Ueda eh, riguarda solo Shadow of the Colossus sia l'opera originaria del 2005 poi il remake del 2016. Io l'ho giocato proprio certo. nel 2005, cosa? Nel 2018 il remake. Di ah grazie, scusami. Uh, l'opera originale l'ho provato proprio, l'ho giocato proprio nel 2005. Io ammetto che all'inizio quando ho avuto quei comandi e soprattutto quel mondo di gioco molto etereo, molto indefinito, mi, mi, nel senso, sarei troppo al però ho detto: Ma che è questa cosa? E quindi, insomma, non, non l'ho detto, non, non, non lo capivo. Mi ero sì, quasi sì. arrabbiata col mio, col mio ragazzo, tuttora mi può sentire pulita, perché era uno dei suoi ragazzi. Io ho detto: Ma tra tutti i giochi, perché questo? Però, no, infatti, io cattivissima, per carità, avevo appunto 15 anni, sensibilità videoludica massima, era Final Fantasy X. Comunque, eh, battuto, però, il primo colosso. Io ho cambiato, io me ne sono totalmente innamorata, perché lì appunto è la questione di comprendere l'opera e di lasciarti immergere dall'atmosfera di Gueda, che credo sia appunto una delle sue, suoi, delle sue capacità principali, cioè proprio l'immersione totale in un mondo di gioco che è veramente sognante, etereo. Mi è piaciuto tantissimo giustamente prima Luca Vati citava anche il riferimento in Ico del, tutta di tutta l'arte metafisica di De Chirico che ti dà appunto quel senso di incertezza. E quindi ecco, scusate tutta la manfrina personale, ma questo è per dire che effettivamente eh, la produzione di Ueda è molto particolare, soprattutto appunto se parliamo di epoca videoludica 2001-2005 dove ancora il pubblico videoludico, insomma ci lamentiamo adesso che non è maturo, figuriamoci prima. No, ma anzi, prima. secondo me per quello che propone a livello strettamente ludico, eravamo paradossalmente più... più pronti e propensi ad accettare quella roba lì durante l'epoca PlayStation 2 rispetto a come, eravamo adesso, cioè come siamo adesso. Cioè, pensa certo. a The Last mm. Guardian collocato in un universo di esclusive PlayStation nel periodo PlayStation 4. C'hai un filone abbastanza netto che è dato dai single player narrativi fatti in un certo modo, che sono lo diciamo spesso il modo con cui sì. ha confezionato Sony quindi God War, Horizon Zero esatto, Dawn esatto, tutte quelle cose lì e poi hai The Last Guardian che è comunque un gioco single player narrativo ma è totalmente agli antipodi a livello di linguaggio non sto dicendo meglio o peggio ma proprio mm? di struttura, di codice di come è scritto il, il linguaggio del gioco Eh è proprio quasi scollegato mentre invece se lo poni in un contesto playstation 2 con tutta una serie di cose di scoperte di prime sperimentazioni di momenti in cui magari i grossi studi come è successo con konami con metal gear solid 2 mi viene in mente perché è l'esempio eh, più grande in quel senso di sperimentazioni sul videogioco veramente forti fatte con tanto budget perché comunque konami era un'azienda un molto grande, adesso molto meno. Però all'epoca era un'azienda importante e imponente nel, nel panorama del videogioco, quindi, cioè, secondo me, è molto più vicino a come si faceva una cer un certo tipo di cose all'epoca rispetto a come si fanno adesso. Con tutto che c'è un'esplosione del mercato indipendente gigantesca, che allora non poteva esserci per motivi proprio di fruizione del gioco. Ma, ma pensa soltanto all'open world di Shadow of the Colossus se uscisse oggi. Certo. Cioè, cioè Shadow of the Colossus è un open world dove non c'è niente da, fare. Cioè, sì, sì, non da hai, fare. Non hai tutti i, i punti di interesse. Certo. O, ora ci sarebbero missioni secondarie se, se il concept dovesse essere abarato. Eh, certo. Oppure, oppure 70.000 collezionabili in cui devi trovare ogni, ogni scaglia di ogni colosso. Cosa che, per, peraltro, hanno introdotto nel remake. Ah, ok. Delle... Ci sono delle monete uh -huh. da collezionare in giro, tra l'altro alcune anche Come posizionate abbastanza subdolamente. E, e ottenute queste, queste, queste monete hai la possibilità di aprire una stanza. Allora, c'è da dire, premessa, Bluepoint è... è Oltre a fare un remake, ha fatto un, un, un omaggio a Ueda mm -hmm. Quindi il, il remake contiene anche tutta una serie di easter egg e di risposte alle leggende metropolitane che si sono venute a creare durante questi anni. Ad esempio, mm. si, si dice che in Shadow of the ci fosse la spiaggia di Ico perché ce n'è una che è molto simile, però poi tu le metti a paragone, non è proprio così. Loro cosa? hanno messo un cocomero in quella sì, spiaggia sì, là, sì, per capire che quella lì è la spiaggia di Icco. c'era questa, anche questa diceria che eh, la, la gente ci ha speso anni a cercare questo, un modo per aprire questa fantomatica porta nel retro del, del sacrario del culto, il tempio al centro della mappa, c'è un, un una grossa parete che sembra una porta, gente che ci ha speso anni, data mining di tutti e più, non è mai venuto fuori niente perché non c'era niente, però loro invece ci hanno costruito una roba e sostanzialmente quando tu collezioni queste monete poi puoi aprire quella porta, entri dentro e, e ottieni una nuova spada che è sostanzialmente un, una secondaria letteralmente mm -hmm. anche sì. in Demon Souls hanno messo una, una cosa del genere sempre per collezionare monete per sbloccare un'armatura sì. Sì, però vabbè. ecco Ecco Francesco, prima citavi tu Blue Point, cioè, okay, per esempio io adesso vorrei recuperare ICO The Last Guardian, ok è molto più facile da, da, da recuperare, ma a prescindere sono giochi, i giochi di UEDA sono recuperabili adesso, sono godibili adesso, io per esempio ho un po' il terrore di ICO. Mm, allora, eh, eh, lì, è, lì dipende, per, allora, cioè io ad esempio se lo, lo rigioco domani per me è godibilissimo, perché vabbè, ormai comunque memoria muscolare, eh, sai come è certo. fatto il gioco, sai come rispondere a determinate cose. Chiaramente se uno è abituato a, cosa ne so, eh, hitbox di Ghost of Tsushima, e poi va a menare col bastone di Ico, dice cosa sto facendo qua. Lì chiaramente devi sedere eh, e scendere a compromessi con l'opera perché comunque è figlia del suo tempo e la remastered ha semplicemente eh, adattato eh, lo schermo da quattro noni a... Eh, sì, sì, da, no, a, a, da 16 terzi. noni a 4 terzi a 16 noni. Scusate. Ehm, quindi lì, eh, lì dovresti, dovresti scendere a compromessi perché chiaramente ha delle legnosità. Se però tu ti soffermi a pensare che quello è un gioco del 2002 che ha un'infinità un di animazioni che per quel periodo sono folli che Yorda se è lasciata da sola dopo un po' inizia a suggerirti dove andare e che ti, ogni, ogni tanto ti rivolge una parola eccetera eccetera capisci che è qualcosa di unico per quanto riguarda un, un eventuale remake io sono dell'idea che mh, titoli come quelli di Weda possa rifarli solamente Weda Shadow del Colossus ad esempio il remake perde di quella fascinazione che offriva il taglio orientale tipico delle de, 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 de linee dei de modellatori del team del tempo si vede che è passato a una mano occidentale e che, nel tentativo di eh, replicare il suo stile, vengono a mancare determinati filtri che lo, lo rendevano un po' più onirico. Vengono a mancare, poi, vabbè, ai tempi c'erano anche delle necessità. A livello di architettura, quindi Wed aveva sfruttato, un po' come con Silent Hill aveva sfruttato nebbie, eh, foschie varie per camuffare i caricamenti. Però ecco, creavano un'atmosfera che era parte integrante dell'opera. Questa, questa cosa qui, adesso con le tecnologie di oggi, eh, dato che non ce n'era più il bisogno, sono venute a mancare, però è venuta a mancare anche una parte di quella. Di quell'esperienza lì. Io qualche tempo fa ho scritto su EveryAI un articolo a tal proposito dove appunto citavo anche questa faccenda del cocomero dove dicevo: ma uno, uno arriva nella, sulle rive di quella spiaggia in Shadow del Colossus e trova un coccomero. Se io sono una persona che ha già giocato, Ico e Shadow del Colossus, sorride e dico: Ah, c'è un cocomero, guarda, hanno fatto un rimato. Ma se sono una persona che sta scoprendo ora quell'opera e ci trovo un cocomero, tu stai eh, corrompendomi, contaminando. Ecco eh, la parola giusta è contaminare, tu stai contaminando il significato di quell'opera. Dal momento che poi lì Ueda è stato solo supervisore, è chiaro che c'è cioè, due più due e viene fuori che comunque è un'opera che si allontana un po' da, dall'originale. Eh, ed ecco sì, secondo me lì per questi prodotti, così, questi, queste opere d'autore così, così fatte al Cesello, non può essere nessun altro a fare un, un, un restauro se non chi le ha create, per come la vedo io. Va bene. Um, posso dire cosa ha detto Lorena? C'è cioè, la preoccupazione di Lorena. Eh, preoccupazione che ho avuto anch'io di no? mettermi là e giocare a Ico eh, ma mh, il mio approccio devo dire che forse è uno di, di pochissimi autori di, di cui, mh, uh, di, con, con cui ho questo approccio è appunto quello che per esempio ho con, nel cinema quando devo guardare un film di Tarkovsky o di Kurosawa quindi di un autore talmente gigantesco e con degli intenti talmente alti che so già che non è che mi devo divertire non sto guardando Avengers ma so che eh, devo cercare di farmi, di, devo cercare di ricevere quel tipo di storia che voglio raccontarmi e quindi una domanda che faccio che faccio tutti quanti perché io ho questa idea di Weda nella mia mente questa, che ce l'ho messo sul piedistallo e penso che sia proprio una di quelle poche figure, all'interno dell'industria che si può definire autore, non soltanto nel senso di persona che fa opere, ma proprio di, mh, come si intende nel cinema. Quindi, praticamente il film d'autore, quindi qualcosa che eh, ha zero intenti, quasi, quasi zero intenti commerciali, e tutti fini fini artistici. Secondo me, è difficile trovare un'altra figura come, come Ueda perché. Per esempio Kojima, no? si è fatto il nome di Kojima prima, che tra parentesi con Death Stranding eh, secondo me è l'unico erede di quel tipo di prospettiva che diceva prima Luca su eh, giochi che si distaccano da quel tipo di, di matrice di esclusive Sony, no? Esatto, eh anche io mm -hmm. ci pensavo infatti prima, mi ha fatto bene a citarlo. E infatti è andato malissimo, cioè non malissimo, però è andato abbastanza male, non penso che collaborerà ancora con Sony, però vabbè, e vediamo lì, vediamo poi che succede. Ehm, quindi Kojima in realtà per molto tempo della sua carriera ha fatto una saga che ha venduto milioni e milioni e comunque abbastanza blockbuster, il nome di Kojima è più paragonabile a Spielberg, se proprio vogliamo. Mm -hmm. Ma Ueda è proprio nel panorama Triple A. Io non riesco a paragonarlo con, eh, con nessuno perché è proprio quel tipo di autore che dici è uscito un nuovo film di Tarkovsky. Non sai che dire, non sai come approcciarti perché sai già che quando esce e lo vai a vedere stai vedendo qualcosa che, che già entrerà nella storia. Secondo me. Cioè, quindi... Eh... Pur non essendo una roba trasversale, perché come, come esattamente come Andrei Tarkovsky, anche Ueda questa cosa di essere, come dicevamo prima, non un successo di critica e pubblico assoluto, non, come potrebbe anche. essere Spielberg, soprattutto su certe cose, e Kojima su certe altre. Eh, il paragone con, con Tarkovsky è zeccatissimo, e anzi, io credo proprio che. Il cinema est europeo con, con Ueda centri molto, quindi Tarkovsky, Belatar, tutta una serie di cose. Sì, non volevo fare un paragone stilistico. No, secondo me, secondo me sia, sia stilistico che di intenti, nel senso che il, è anche di approcci con cui le persone che vanno a giocare o vedere queste, queste opere d'arte o prodotti che siano, ehm, approcciano in modo molto, molto simile, nel senso che, appunto, come dicevi te. Eh, se vado a vedere un film di Tarkovsky mi aspetto le cose, se vado a vedere mh, a giocare un, un gioco di fumito UEDA probabilmente mi aspetto le cose simili a livello di intenti, poi magari no, non sto dicendo che Tarkovsky e, e UEDA parlino allo stesso modo, anzi ci sono delle differenze gigantesche, però credo che il paragone col cinema esteroeuropeo sia calzante. Un'altra cosa abbastanza rara è che mh, a proposito di autorealità è che UEDA. È letteralmente il creatore del suo gioco nel senso mentre in altre in altri contesti l'ideatore ha buttato giù il concert e poi anche il resto del team ha contribuito a renderlo tale con weda non, non è successo per lo meno nei tre titoli finora usciti non è mai successo perché il team che ha sempre lavorato con lui ha lavorato per Dare forma all'idea di Ueda, ci sono state vabbè, sicuramente qualcosina a livello interno, in grado di fatti. Spe specialmente adesso mi, mi sfugge il nome del, del producer che ha sempre affiancato Ueda, che è lo stesso che gli ha detto: No, non possiamo ottenere 48 colossi, tagliamoli per favore. <ride> eh, però ecco c'era questa. Eh, questo approccio del team dove noi siamo il team che diamo una mano a Weda a dare forma alla sua idea, non è un'idea collettiva. Un'altra cosa è che poi Weda è uno di quelli che non è che dice oh ho avuto un'idea, fatela, è eh, oh, ho avuto un'idea, fatela, non, non mi sta piacendo come la fate, spostatevi, la faccio io. Ad esempio lo schema finale di, uh, Shadow, di, di The Last Guardian è completamente disegnato, modellato eh, il level design concepito da lui tutto fatto da Ueda la parte finale della torre è tutta fatta da Ueda quindi quando se tu ti approcci una, un, una possi un possibile modo di approcciare Ico è vediamo cosa ha da raccontarmi questa persona qui è un po', è un po brutto da dire perché ci annulli il team che c'è dietro però in quel caso lì è davvero vediamo cosa vuol dirmi quella persona perché per certo. sono tutti es esecutori però persona, vista... in realtà su lui è sempre stato molto schietto nel fatto di dire la parte tecnica la sta facendo lui, io faccio la parte più diciamo concettuale. Eh, infatti, in game design sono entrambi i, gli amministratori delegati: cioè i, i nomi che compaiono come amministratori delegati di, di, di Gen sono Fumito Ueda e Jinjo Ragai sì. a mettere proprio la chiusa dei, delle due persone, l'animo artistico e l'animo invece il più strettamente tecnologico del, della questione pur essendo appunto come dicevi te è percepibile che ci sia una persona molto specifica dietro a tutto che, che fa effettivamente non solo che dirige come potrebbe fare ehm, appunto Hideo Kojima come fa Sam Lake una serie di personaggi che sono venuti fuori anche oggi parlando e quindi vi ripropongo la domanda <coughs> C'è un autore paragonabile nel panorama tipo a al tipo, tipo di lavoro no. che fa Secondo, Secondo me c'è di... nel panorama <ride> indie ed è Jensen e basta. Io no, potrei dire anche, vabbè, ma lì più che altro sarebbe una mente collettiva. I ragazzi di Hello Games ragionano più o meno mm -hmm. la stessa maniera mm -hmm. perché Shammar sì? gli ha detto facciamo un universo perché mi piace. Forte, via. <ride> Tutti a fare <ride> l'universo con Shammar. Però lì appunto c'è... La questione però della mentalveare, qu non c'è il... Sono 15 il... persone, però, esatto. però sembrano 15 Sean lì davvero. Che sì, 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 certo. della, è proprio, proprio mentalveare, infatti sì. Dov dovremmo sì. parlarne perché lì è una roba super bella sì. quello che fanno nel loro Però sì, effettivamente no, non c'è una risposta. Io ma i due è... nomi che in mente sono Jensen e Genova Chen, ma semplicemente perché senza, Genova senza Genova. Ueda non avrebbero fatto nulla, probabilmente, perché entrambi risentono moltissimo del, dell'influsso che ha avuto Ueda su, su di loro, perché è evidente sia in, nei lavori di Playdead che nei lavori di Chen, quindi Giorni, Sky, Flower, che l'influenza la, la, ci sia. Però vedi ad esempio, se dovessi, fare, se dovessi vedere tutte le competenze che sono accentrate su una persona, ad esempio, già Genova Chen, per quanto, mm -hmm. per quanto sia lungimirante, i concept di giorni non li ha fatti lui, certo? Per dire, no? Fumito Wedas ha fatto tutti ha i grossanti per, ma... per questo parlavo Ingegner. di Jensen perché Jensen lavora praticamente da solo con il musicista, cioè sia Limbo che Inside Forse Meno, ma Limbo di sicuro, Limbo l'ha fatto tutto da solo, con il musicista che gli diceva ok, adesso mettiamo questa canzone qui. Però sì. ecco, citate persone appunto del panorama indie, indipendente, quindi, persone, certo. produzione. quindi effettivamente è cioè, impossibile, io nemmeno riesco a trovare un nome, è impossibile rispondere alla domanda di Sharif. Vabbè, cioè, tutto... perché non, è, non è più attuale Ueda, non, proprio anche... Proprio... Fare il gueta non è più possibile, proprio che... torniamo a quello che dicevo io prima. No, nella il... scena, nella scena sì. AAA forse c'è un profilo analogo insospettabile che è Garvin di X-Band Studio, mm -hmm. che in, in, in uh, Days Gone ha fatto il, il, writer, il, il writer, il creatore, il designer, stava facendo un po' di tutto. Però il risultato qual è che alla fine eh, la, la cosa è scoppiata? Perché da poco ha fatto anche un, uh, ha fatto anche un video con uh, Jeff, del, il creatore di God of War, ha fatto un'intervista e ha spiegato che nel momento in cui tu crei quelle cose lì, c'è stato un momento dove loro, lui si è accorto di avere un gioco da 50 ore doveva tagliare. Ha detto come faccio io però a tagliare? Perché la, la storia ha una progressione cadenzata lungo quelle 50 ore se io ne taglio 5 perdo, quelle, perdo quegli elementi quindi gestirsi tutte quelle skill beh, cioè, bisogna avere anche un certo talento e torniamo a bomba non ce n'è come, come Ueda è raro quindi viva la pigrizia di Ueda ma anche viva la sua autorialità sempre l'ho se lodato <ride> se lo io ringrazio tantissimo Francesco per questa lente bella disamina proprio sulla figura di, di Ueda Ringrazio ovviamente anche Luca Parti e Sharif per, uh, per i bei spunti e per la, la compagnia in questa puntata. Io vi saluto e vi rimando poi alla prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao ragazzi.